Buonasera, allora, prima di affrontare gli argomenti che abbiamo programmato, perché sono interessanti, ci sarà anche grazie alla famiglia Spisidda, ci sarà anche un collegamento con un ospite importante. Comunicare il programma, anzi voglio ribadire il programma che ci attende da domani in poi, programma molto articolato e che riguarda la nostra relazione di fine mandato. Anche oggi ho trascorso il mio tempo su questo lavoro perché vogliamo lasciare un documento che sintetizza i risultati straordinari che abbiamo raggiunto. Dopodiché è ovvio, in questi anni nessuno si è voluto confrontare con noi, né in Consiglio Comunale né fuori, ancora aspettiamo tutti i leader di partito che dovevano smontare le nostre relazioni. Sono passati anni, ma non si è verificato. Ecco perché forse ora ci vogliono i mammut della politica che cercano la revisione del ventennio per propinarci i loro successi. Allora, li aspettiamo al passo uno a uno. Il programma, attenzione, questo è importante. Noi faremo, questo per intenderci, due collegamenti al giorno. Quello mattutino nostro, così simpatico a modo mio, quello rimane ovviamente e ci sarà Lucia Grasso. Buonasera sindaco, quando ride è più bello. Allora rido sempre. Grazie Lucia. Se questo è un pensiero condiviso e ogni tanto mi incazzo pure io, però effettivamente alla fine è meglio ridere, ridere, sorridere o riderci su, come si suol dire. Allora, le nostre dirette mattutine rimarranno confermate sempre, 7, 7 e mezzo, un po' l'orario libero, 7 meno un quarto, questo ormai è, bene o male, l'orario l'abbiamo inquadrato e quella è la nostra, così, il nostro colloquio a modo mio. Invece è importante questo che disegnate questi appuntamenti. Faremo due dirette al giorno sulla relazione di fine mandato, così cominciate anche a avere il sunto delle cose fatte, in modo tale che quando poi c'è lo sciacallo di turno, no, officinente, beh, ridite, ma come officinente? Facciamo la declinazione, fermo restando che noi metteremo il 14 in linea la relazione di fine mandato, perché la approveremo in giunta e vi consegneremo il documento che abbiamo redatto come sintesi del lavoro straordinario che abbiamo fatto. Allora, gli orari sono questi due: 15:30 e 19:15. Da domani fino a domenica. Inizieremo domani alle 15:30 con l'assessore Francesco Gallo. Alle 19:15 invece con Messina Social City. Dopodomani, martedì 8, 15:30 con l'assessore Francesco Caminiti. Alle 19:15 invece AMAM. Mercoledì 9, 15:30 vice sindaco Carlotta Prepiti, 19:15 patrimonio SPA. Alle giovedì 10 invece alle 15:30 assessore Daphne Musolino, alle ore 19:15 ATM. Venerdì 11, ore 15:30, assessore Alessandra Calafiore, ore 19:15, Arisme. Sabato 12, ore 15:30, assessore Enzo Caruso, ore 19:15, Messina Servizi. Domenica 13, ultima giornata, concludiamo con l'assessore Max Minutilo alle 15:30 e alle 19:15 con l'assessore Salvo Mondello. Questo è il programma delle dirette che sono dedicate alla relazione di fine mandato. A seguito di queste dirette ci sarà la pubblicazione.
comunque del documento. Per cui a voglia, il leone da tastiera, Mammut, vi diamo in pasto nuovamente gli argomenti sui quali bisogna confrontarsi. Il resto, come si suol dire, è noia. Oggi è uscito un articolo che fa riferimento a una situazione abbastanza delicata. La questione abbastanza delicata è l'aumento del conferimento in discarica dei rifiuti. Questa è una cosa molto delicata che riguarderà tutte le vostre tasche. Vi ricordate che noi circa un anno fa avevamo messo purtroppo in evidenza che la mala gestione dei rifiuti in Sicilia purtroppo avrebbe causato, Franco Diano si può disquisire di che. Vi preoccupate che chiusa questa fase, poi faremo le dirette con il confronto con gli assessori. Vi preoccupate, noi faremo dei focus dove daremo la possibilità, ovviamente con una prenotazione, di avere un dibattito tra gli assessori e 10-20 persone che si prenoteranno. Ovviamente stabiliremo il luogo dove ognuno potrà confrontarsi, quindi leoni da tastiera, se uscite da dietro le tastiere e vi volete confrontare, sarà tutto in diretta, però fatto. Quindi questo vale per chiunque, cioè noi sfidiamo, noi che il dibattito l'abbiamo sempre chiesto, vi sfideremo uno a uno, senza alcun problema. Quindi saranno stabilite, ecco questo ve lo dico, dopo che finirà, dopo il 14, cioè dopo che non siamo più in carica, faremo dei focus. Quindi Franco, Tiano, su questo la massima disponibilità, perché faremo dei focus dove verrà data la possibilità di disquisire sui risultati conseguiti e questo servirà anche come laboratorio per redigere il programma di governo della prossima giunta. Quindi non vi preoccupate che daremo la possibilità a chiunque vuole dire che non abbiamo fatto niente, gli daremo la possibilità di venirlo a dirlo, di venire a dirlo in diretta. Gli metteremo a disposizione i nostri strumenti, le nostre dirette, le nostre relazioni. Ma cosa volete di più? Proprio perché non consento che la campagna elettorale si trasformi nel festival delle minchiate, soprattutto con quelle che ci vogliono propinare i mammut. I mammut. Quindi, e cominceremo subito, 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 subito. Nel giro di una settimana sarà comunicata la nostra scelta sul candidato sindaco, candidata sindaco. La squadra è già fatta. Questo ve lo voglio dire perché la squadra di governo è già definita. Questo a dispetto di chi pensa che le mie reprimende possano presagire la rottura in giunta. Non c'è nessuna rottura in giunta. C'è semplicemente una revisione, c'è semplicemente una chiamata ora alle armi perché ora si passa alla guerra elettorale che ci faranno. E quindi tutti gli assessori si devono sintonizzare cercando di non cadere nelle trappole dei volponi che hanno stuprato e messo in ginocchio la città. Tutto qui. Però non c'è problema di questo. Grazie a Dio ho un po' di esperienza, tant'è vero che me li sono fatti fuori tutti in un colpo, e quindi avremo tempo di pianificare tutto. Quindi per questo non vi preoccupate. Questo ve lo posso dare già come notizia. Ecco, se qualcuno vuole la notizia, allora la notizia è: la giunta De Luca si ripropone per com'è. Affronterà la campagna elettorale con questa composizione. Cambia soltanto il candidato a sindaco. Il candidato a sindaco sarà uno della nostra squadra, della cosiddetta nostra giunta allargata. Questo lo voglio confermare.
E quando parlo della nostra giunta allargata, parlo dei nostri assessori, parlo del nostro direttore generale Basile, parlo del nostro Salvo Puccio, che da più parti mi dicono che lo vogliono come candidato sindaco. Mi arriva di tutto e di più in questo momento. Io sto cercando di delineare nell'interesse della città quello che è il candidato più consono. E c'è l'imbarazzo della scelta, perché abbiamo uomini e donne valide, ma io devo dare il meglio per la città. E questo significa che, da questo punto di vista, nell'imbarazzo della scelta di uomini e donne valide, cerco di individuare quell'elemento in più che possa essere una marcia per andare ben oltre le cose che abbiamo fatto. Tutto qui. Io farò il garante, se volete, il presidente del Consiglio Comunale. Non vedo l'ora di sedermi lì e smontare pezzo per pezzo quelle porcherie di regolamenti che consentono agli asini volanti di fare gli asini volanti. Non vedo l'ora. Se mi date questa possibilità, non vedo l'ora. Così mi sono occupato di revisionare il Palazzo Municipale e la Partecipate, e ora devo allineare a questo il Consiglio Comunale. Se il Consiglio Comunale cammina alla stessa velocità della Giunta, noi faremo scintille a Messina, scintille. Questo è il nostro reale obiettivo. Il resto è fuffa di qualche mammut, fuffa di qualche servo sciocco, una volta di Genovese, una volta di Navarra, ma ben venga, perché d'altronde anche questa è la politica. Di qualche altro ex trombato onorevole che vuole ritornare a mettere le mani sulla città o a palazzo dei Normanni, tutto legittimo, ci sta tutto come coreografia. D'altronde, se non ci fosse tutto questo, la campagna elettorale diventerebbe che cosa? Una declinazione di cose serie. Un po' di minchiate di questi personaggi ci sta, così almeno diamo un po' di colore alla campagna elettorale. Tutto qui. Allora, notizia del giorno. Notizia del giorno, questo è importante, cari miei. Allora, mi sintonizzo un attimo con Salvo Puccio. Oggi Salvo Puccio mi ha mandato un articolo che è uscito sulla Gazzetta del Sud. Io oggi non mi sono manco potuto collegare per vedere, ecco qua, sulla Gazzetta del Sud. Messina, crescono i costi delle discariche, i cittadini pagano una Tari più cara, di Domenico Bertè. Cosa dice questo articolo, che pare che abbia scatenato commenti contro l'amministrazione comunale? Io non lo so. Lo guardiamo un attimino assieme. Hai ragione, Antonio Auditore, è sempre campagna elettorale. E d'altronde serve anche questo, no? Altro che risparmio. La Tari di quest'anno sarà la più cara di sempre. Sto leggendo l'articolo. Vediamo se Bertè ha focalizzato il tema, perché ogni tanto qualche cantonata si prende, ma questo qua può capitare a noi che facciamo amministrazione politica, può capitare ai giornalisti, non c'è niente di male. Sono bastate le poche righe arrivate a fine gennaio dall'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti a ribaltare le rosee previsioni a fine anno. Nella prima stesura del piano economico finanziario PEF, che poi porta a definire le tariffe che i messinesi dovranno pagare per i loro rifiuti, Palazzo Zanca aveva chiuso i conti con un rincuorante meno 3%, ed è vero, rispetto all'ultimo piano approvato dal Consiglio Comunale, quello del 2020. Ma l'illusione è durata solo un mese. Vediamo perché. Titolo, sottotitolo, rifiuti oltre lo stretto. La settimana scorsa la Sicula Trasporti, l'azienda di Lentini in amministrazione giudiziaria, dove vengono inviati i rifiuti indifferenziati di Messina e altri 140 comuni, ha scritto a tutti i sindaci dicendo loro che nel 2022 la tariffa per lo smaltimento dell'immondizia non differenziata sarebbe cresciuta e che impennata
visto si tratta di un aumento del 75% in unica soluzione. Per smaltire una tonnellata di indifferenziata a Lentini, Messina ha pagato negli ultimi 6 mesi in media 150 euro, IVA inclusa, a cui si aggiungono 20 euro di trasporto a tonnellata. Dal 1 gennaio quella cifra è diventata 264 euro, sempre con 20 euro di trasporto. 114 euro in più che equivalgono ad un salasso per i cittadini. Partiamo dalla spiegazione di questa impennata. Non sono contenute nella nota inviata al Comune, ma tutto lascia pensare che sia stata intensificata in maniera significativa la tanto temuta fase del trasferimento fuori regione dei rifiuti dell'isola. La Sicilia, con scelte politiche miopi in un ampio arco di tempo, sui temi degli impianti adesso non ha più la capienza che serve per gestire i rifiuti che produce e quindi è costretta a mandare in giro per l'Italia la monnezza con un sovrapprezzo che ora sta prendendo corpo. Ecco cosa cambia. Tradotto in cifre, questo clamoroso aumento dei costi di smaltimento porta il valore dell'intero piano economico da 48,4 milioni a 54,1 milioni. Si tratta di un aumento dell'11,93%, che diventa però sulle tariffe che dovranno pagare i cittadini un più 7,2%, sempre ammesso che il Consiglio Comunale approvi le tariffe che presto gli saranno presentate e non lo bocci come l'anno scorso quando l'aumento sarebbe stato del 9%. Questo perché pesa l'incremento della platea dei contribuenti con 5.833 nuove utenze scoperte dall'ufficio tributi. Più persone pagano, meno si paga. In gran parte si tratta di utenze domestiche, più 5.515, che porta il totale dei contribuenti, negozi compresi, a 121.384. Per fare il consueto esempio che aiuta a capire la portata di questo aumento, prendiamo come riferimento la casa di grandezza media della città, 91 metri quadrati, e su questa tipologia di appartamento che si calcola l'aumento medio del 7,2%. Perciò ad abitare l'immobile e un singolo, l'aumento del 2022 della Tari è di 18 euro, per una coppia di 26 euro, per 3 persone di 28 euro, per 4 di 32, per 5 di 33, per 6 persone o più di 36. L'aumento cresce in maniera proporzionale rispetto alla grandezza dell'appartamento. Se è più piccolo di 91 metri quadrati, allora l'aumento sarà inferiore. Cambiano anche le proporzioni tra costi fissi e variabili, che passano dal 40 al 60 circa. Sono 15.856 le utenze che riceveranno lo sconto per aver portato i rifiuti in isola ecologica, 1.312 quelli che hanno usato la compostiera, in totale queste famiglie risparmieranno 1,5 milioni. Le utenze domestiche. Un discorso a parte lo meritano le utenze non domestiche, quelle che sono rimaste chiuse a lungo causa Covid. Nel 2020 avevano pagato il 50% della tariffa, nel 2021 il 33%. Per loro era prevista la piena esenzione in quel biennio e per questo nel 2022 avranno una riduzione pari a quanto già versato e in media pagheranno circa il 20%. Il piano economico di Messina Servizi del Comune per la gestione dei rifiuti, quello da 54 milioni, ha già superato l'esame dell'SRR e ora è atteso dal controllo del revisore dei conti. Ma i conti più amari saranno sicuramente quelli che faranno i messinesi di fronte alle prossime bollette. Musolino, dichiarazione, aumento fuori dal nostro controllo. L'aumento è interamente addebitabile alla crescita esponenziale dei costi di smaltimento imposti da Sicula Trasporti, dice l'assessore, il presidente dell'SRR metropolitana Daphne Musolino. E senza questa impennata avremmo addirittura risparmiato. Ma il costo dell'indifferenziata è fuori dal nostro controllo e ci deve far capire sempre più che dobbiamo fare la differenziata anche per risparmiare. Nei mesi scorsi la Regione si era impegnata a dare dei contributi a valere sui fondi POC per sostenere gli extra costi, ma non ci sono arrivate altre comunicazioni in questi giorni e comunque sarebbero a rendicontazione e quindi il cittadino avrebbe restituito qualcosa l'anno prossimo. Signori, ci colleghiamo. Allora, per essere chiari, un anno fa avevamo detto che questa politica scellerata di Musumeci e dei suoi sodali ci avrebbe portato all'aumento dello smaltimento dei rifiuti. Si è verificato ora.
Allora, e questo è il succo, purtroppo. Dobbiamo dire grazie a Musumeci. Per cui i commenti simpatici sotto questo articolo, l'articolo, io devo dire che è obiettivo, è chiaro, io ancora non l'avevo letto, ma gli articoli si devono pure capire. E allora dice chiaramente l'articolo, Sicula Trasporti è una società privata dove conferisce quasi il 40% della Sicilia. Allora, se il buon Musumeci non ha fatto gli impianti, è colpa di Musumeci, non è colpa del sindaco di Messina. E attenzione, se noi non avessimo fatto la differenziata oggi, e questo forse l'articolo lo mette ben a fuoco, l'aumento sarebbe stato del triplo. Ora ci colleghiamo un attimo con il mitico Salvo Buccio, che è esperto anche in questo. Salvo Buccio, vedi, ti sto facendo una videochiamata, sistemati i capelli, così affrontiamo un attimo questo argomento. Vediamo. Salvo Buccio! Andiamo con i nostri potenti mezzi. Vediamo se Salvo Buccio risponde. Salvo Buccio! Ma vediamo se ci risponde Salvo Buccio. Salvo Buccio! Salvo Buccio non risponde, nega la ovacco. Ecco, un altro qua che da questo punto di vista, mentre Salvo Buccio, ora gli mandiamo un messaggino, richiamami. Vediamo un altro servizio che mi hanno segnalato oggi. Ah, ecco Salvo, poi c'è un servizio interessante sulle spaccature della Giunta De Luca. Pare che sia un servizio dell'RTP. Allora, ma sì, fai scantare Salvo Buccio, madonna mia che sei brutto stasera. Si fa quel che si può. Ma sì, brutto per davvero, eh. Ma dove sei, in una spa? No, le spa a casa sono. Senti, sta aumento della munnizza, ma lo vuoi spiegare in due battute, per cortesia? Tu che eri là, siedevi alla destra del grande Musumeci. No, intanto io partirei dal fatto che purtroppo, mai come in questo caso, sindaco, l'avevamo detto, perché se tu ti ricordi le dirette che fecimo ad aprile l'anno scorso, tre dirette di fila dove spiegavamo dove saremmo arrivati, purtroppo ci siamo arrivati. Mi pare che abbiamo fatto qualche esposto in tutte le procure della Sicilia, o ricordo male? Sì, assolutamente sì. Ora, la cosa però che bisognerebbe far capire, ma non perché purtroppo non ci siamo arrivati, ma perché per fortuna non ci siamo arrivati. Nel caso in cui non ci fosse stata una differenziata a questo livello a Messina, l'aumento sarebbe stato del 23%. Ho fatto il calcolo, perché fino a quando era il 10% Messina produceva 270 tonnellate al giorno. Senti, spiegalo per bene, perché ci sono, Salvo, lo devi spiegare per bene sto fatto, perché la stampa ne deve prendere nota, perché ci sono i soliti sciacalli, chiaro, che speculano su questo. E allora, per cortesia, scusa se ti ho interrotto, facciamo finta che eravamo a circa il 10% di raccolta differenziata, cioè come era la situazione quando ci siamo insediati, cioè a giugno 2018. Esatto. Dico, intanto diciamo che per quanto un'amministrazione sia virtuosa, a un certo punto una frazione indifferenziata si deve smaltire, ok? E si deve smaltire in un impianto che ad oggi purtroppo nella provincia di Messina non c'è, perché non è mai stato realizzato, perché la situazione amministrativa non lo ha permesso, magari ne parliamo un po'. Ma chi lo doveva realizzare, scusami? Allora, l'impiantistica sarebbe sempre di competenza o dell'ATO una volta fino al 2013 e poi dell'SRR, però succede che gli impianti, siccome la Sicilia è stata ormai... Salvo Buccio, descrivono che hai, Salvo, descrivono che hai gli occhi belli, qualcuno qua descrive, mi ha fatto emozionare. Allora, dicevo, siccome è stata sempre in regime di emergenza, quindi... Ma vi piacerebbe Salvo Buccio come candidato sindaco? Tu, siccome c'è qualcuno qua che scrive, tu vai avanti, scusami, vai avanti. Allora, dicevo, siccome è stata sempre commissariata la regione da 15 anni a questa parte, ma anche di più,
L'impiantistica è sempre stata appannaggio del commissario rifiuti, sempre praticamente, da sempre, dal 2010 in avanti, sempre. E quindi in sostanza questi impianti sono stati sempre di competenza regionale, le SRR sono state sempre, diciamo, commissariate nell'ambito della gestione di questi impianti. E quindi in provincia di Messina non c'è mai stata la possibilità di realizzare un sito dove smaltire la frazione differenziata. E questo fa tanto, perché? Perché chiaramente nel trasporto ci sta la spesa maggiore, perché quanto tu l'indifferenziato lo porti a Catania, non è come se lo smaltisci qua. Se poi Catania, come sta succedendo, si è saturata, la Sicula Trasporti per capirci, la discarica che c'è tra Catania e Lentini, si è saturata, tu lo porti a Catania, sì è vero, ma poi la Sicula Trasporti cosa fa con questo rifiuto? E lo porta o lo porta a Siculiana, in provincia di Agrigento, o lo porta a Gela, o addirittura, come sta succedendo, comincia a portarlo all'estero. Chiaramente la Sicula Trasporti deve rimborsare i costi di trasporto ulteriori, più di smaltimento alle altre discariche, piuttosto che agli impianti di stoccaggio fuori dalla Sicilia. E quindi questo costo, per quanto tu ora fai raccolta differenziata, anzi, meno male, sindaco, perché quest'ora tu avevi un aumento del PEF della tariffa del 23%. Se 20 ore è fossero passati aumentata quanto per ora? Di quanto? adesso con un ribasso del 3 e l'aumento dell'11 sarà un aumento del 7%. Questo grazie anche al lavoro che è stato fatto da Roberto Cicala con l'ufficio tributi che ha scovato qualche 7.000-8.000 utenze fantasma. Se no ancora sarebbe andato al 30% di aumento. Signori, se non ci fosse stata l'amministrazione De Luca, tanto per essere chiari, che ha fatto l'azione per scovare i contribuenti fantasma, che ancora siamo a metà, attenzione, più ha avviato questa strategia di raccolta differenziata con Messina Servizi, ora l'aumento sarebbe stato di almeno il 30%. Questo sia chiaro, e non del 7-8% come sarà ora. Quindi questo lo voglio dire perché i messinesi che hanno avuto fiducia e stanno facendo la raccolta differenziata devono continuare a farla, perché diversamente qua per colpa del buon Musumeci ci sarà un salasso. Ma scusa Salvo, ma non aveva 60 milioni di euro Musumeci? Era commissario per l'emergenza rifiuti, è stato commissario per un anno e mezzo. Perché non ha realizzato gli impianti pubblici per gli smaltimenti? Scusami. Questo bisognerebbe chiederlo alla gestione commissariale, perché in realtà nel 2018 è stato nominato commissario lui, gli sono stati assegnati 60 milioni di FSC dal Patto del Sud ed erano previsti 7 impianti, tra cui la settima vasca di Bellolampo, che tra altre cose è la causa indiretta della saturazione della discarica di Lentini, perché i rifiuti di Palermo sono venuti in buona parte a Catania e quindi hanno accelerato il processo di saturazione della discarica stessa, e quindi questo ha fatto sì che oggi noi siamo senza posto dove scaricare, tant'è che abbiamo l'aumento, mentre fortunatamente Palermo adesso a breve riavrà la settima vasca e quindi lei avrà la discarica, chissà se ci fa andare a noi lì a scaricare, ma non credo proprio. Dico, però detto questo, a prescindere da questo campanilismo di questi viaggi alle discariche, il problema è che non c'è la visione in questo momento di come questa questione si potrà superare, perché nel piano rifiuti non sono previste nuove discariche e da qui a quando si pensa di realizzare termovalorizzatori, che tra altre cose non è che possono bruciare l'indifferenziato, cioè il termovalorizzatore può bruciare la frazione secca della raccolta differenziata, quindi tu il sacchetto di immondizia nel termovalorizzatore non lo puoi utilizzare. Quindi nel frattempo che si realizzano questi impianti, dove andiamo a scaricare e con quali costi? Perché per adesso abbiamo ancora un piccolo spazio tra Gela e Siculiana e Regni, ma quando questi non ci faranno entrare più, quei 240 euro più IVA diventeranno 330 euro più IVA, e quindi ci sarà un altro aumento ancora, e poi se la prenderanno sempre con l'amministrazione. Ma devo dire che l'amministrazione non c'entra proprio nulla. Perché? Perché chiaramente, anzi, meno male che si fa questa differenziata, se no, ripeto, come hai detto tu, Scusa dovrei Salvo, fare quindi nelle città dove la raccolta differenziata è bassa, l'aumento sarà di sul futuro. più. Assolutamente, sono veramente schiaffi forti, perché chiaramente tutta la devono portare tutta in discarica. Una volta che la portano al cancello di Sicula, poi da lì decide Sicula quanto si paga, in funzione degli accordi che Sicula fa con altri vettori e con altre discariche, dove trova posto. Grazie Musumeci. Grazie Musumeci che ci hai messo ormai il pizzo legalizzato, perché l'avete legalizzato sulla Munnizza. Fra poco conviene mangiare Munnizza e non un chilo di pane, perché costerà di più. Guardi,
Guardate, la munnizza, smaltire la munnizza. Ma vi rendete conto a che livello siamo? Grazie Musumeci. Meno male che ormai il tempo anche per te sta scadendo. Perché? Perché sarai cacciato via, tu e i tuoi sodali. Salvo qua qualcuno dice che come sindaco non saresti male, però ti dovresti sistemare i capelli, eh. Hai capito? Oh, vabbè, comunque lo sanno tutti che sei nel tuo sindaco, io l'ho ribadito, per cui tu in ogni caso se ti arriva qualche simpatica lettera anonima sappi che è per questo, va bene. Come concludiamo su questo argomento, Salvo Puccio, che poi abbiamo un servizio importante sulla presunta rottura, e tu sai che la nostra giunta si è rotta. Ci sono questi, c'è qualche articolo che dice che si è rotta la giunta De Luca. Guarda, io ti posso dire questo, io mi pare l'unica la cosa che tutto può succedere, anche che mi crescono i capelli, ma è difficile questa cosa. Ah, bella! Micchia, Salvo Puccio, ti sei meritato il caffè. Ti È più sei facile che crescono meritato i il capelli. caffè, anche se tu si pizzarelle non offri mai. Altro che. Altro che. Va bene, comunque non è così, guarda, non mi pare che proprio siamo dalla parte opposta, anzi, forse siamo nella fase più in cui la giunta è stata più salda, non c'è stata una fase salda come questa. No, siccome qualcuno pensa, interpretami, è liscia busse, come se fossero indirizzate a qualcuno nello specifico, e quindi qua ora ci si inventa pure le vittime, capisci, dei miei liscia busse. Io già gli ho detto, cari miei, cercate altri argomenti, perché la giunta De Luca si ripropone intanto bella e compatta, con piccolo cambio. Io non sarò più il candidato a sindaco e mi candido alla presidenza del Consiglio Comunale. Lei candidato a sindaco sarà uno di voi, anche Salvo Puccio in odor di santità. Certo, questi capite però non è che proprio uno strada ne facciamo tanta, comunque. Vabbè, pazienza. Pazienza, hai qualche altra cosa da aggiungere su questa schifezza dei rifiuti? No, il problema è, diciamo, di proiezione, di prospettiva più che altro. Quello che mi preoccupa è la prospettiva, il tempo per cui si trova, cioè, secondo la strategia del piano rifiuti, anche secondo alcune considerazioni recenti che ha fatto la Commissione europea sulla discarica dei Lentini, che ha totalmente bannato la possibilità di ampliare quella discarica. Quindi sicuramente in Sicilia orientale, se non si trova un'altra soluzione, Catania, tra Oikos e Sicula Trasporti non avrà altro spazio. E quindi gli inceneritori adesso si è chiusa questa manifestazione, ma prima che si faccia un project ci vogliono 3, 4, 5 anni, ma sono ottimistico. Quindi è una questione di prospettiva, ecco, non so la prospettiva come potrà essere a breve, da qui a un anno, ecco, mettiamola Salvo, così. non lo svelare però, per cortesia, perché No, quello fa ok. parte del nostro programma di governo regionale. Ti prego, ti prego. Ecco, fermati, basta. Tu per ora fermati qua. Capisco che per ora Va bene. hai voglia di dire la soluzione è questa. No, la nostra soluzione la proporremo nel nostro governo, nella nostra proposta di governo regionale. Noi puntiamo a questo. Oh, Salvo. Diciamolo che tu preferiresti ritornare a Palermo, però sei nella rosa dei probabili candidati a sindaco. Tutto qui. Vabbè, Salvo. Oh, Salvo, fatti capire, va, per cortesia, fanne reggere ora. Ciao, ciao. Piuttosto fate sto comunicato comunque alla stampa e chiarite con Daphne Musolino un attimino le cose come stanno. Ma è meglio ribadirlo, perché poi rischiamo che con gli sciacalli ci troviamo addosso delle responsabilità che non abbiamo. Va bene, Ciao, buona ciao, ciao, serata. ciao, 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 ciao. Ciao. Allora, ora mi hanno mandato un articolo qua, ho detto Caruso, vediamo Caruso che fece. Allora, GRTP, eccetera, il tempo di scaricarlo e vediamo che cosa è. Dice che c'è un servizio di RTP che dice che ci sono spaccature nella giunta De Luca. Io ovviamente non ho visto RTP oggi perché è incasinato su altre cose. E io ho chiesto, ma me lo mandate questo servizio, vediamo anche che cos'è. Ora, me l'ha mandato Enzo Caruso. Voi l'avete visto per caso? Qualcuno ha visto questo servizio? Ora, me l'ha mandato così lo guardiamo un attimino assieme per capire ai, 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 di che cosa.
di che cosa si sta parlando? Vediamo, eccolo qui, eccolo. Ma chi l'ha visto di voi sto servizio? L'ha visto qualcuno? Vorreste capire almeno qualche cosa. Vediamo, 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 vediamo. Ecco qui. Oh, Enzo Caruso. Oh. Allora, Enzo, non so in che versione me l'hai mandato, ma io così non riesco a scaricarlo. T'avevo pregato un video. Non me lo fa scaricare in questa versione MP4, io non capisco niente. Mi devi scaricare un video normale che io possa aprirlo velocemente. Grazie, Enzo. Oh, guardate, sarà più facile che gli crescano i capelli a Enzo Caruso che magari ricevere da lui questo video. Allora, chi mi sta seguendo, per cortesia, se ha questo video, me lo manda un attimino, così almeno lo guardiamo un secondo, lo commentiamo, vediamo che cosa hanno detto, vediamo un attimino. Quindi su questo fronte vorremmo capire. Ritorniamo all'argomento principale nel frattempo. Quindi se qualcuno c'ha questo video, me lo mandi per cortesia su WhatsApp, versione normale, versione pibabbe come a mia, così ci clicco sopra e lo possiamo vedere. Antonio Cipolla dice: Salvo Puccio potrebbe servirti come assessore all'ambiente a Palermo. Effettivamente hai ragione. Nelle mie intenzioni c'è anche questo. Vedete, voglio sottolinearvi un aspetto. Chi è una squadra che è meravigliosa. Cioè, sono stati ragazzi, uomini e donne che non facevano politica, lo vorrei ricordare. Li ho presi nei loro ambiti professionali e li ho coinvolti in questa avventura. E ognuno di loro si è professionalizzato nelle deleghe che ha. Questo io lo voglio dire e lo voglio ribadire. Per me loro rappresentano una fucina con la quale poter costruire dei percorsi importanti in ambito locale, in ambito regionale e perché no in ambito nazionale. È ovvio, perché ci ho investito in questi anni, con ognuno di loro, li ho portati avanti con la manina, facendogli percorrere le strade della pubblica amministrazione, intesa come governo della pubblica amministrazione. Quindi, da questo punto di vista, qua nessuno dice sta segue RTP, allora probabilmente l'ha visto soltanto Enzo Caruso, perché io non mi sta arrivando niente da parte di nessuno. Babbo, vediamo Renzo Caruso si è collegato, gli sto scrivendo forza, in modo tale che qua ora è arrivata qualche altra cosa. Chi è questa cosa qua? Scusate, mi è arrivato da qua un altro, non direi chi. Vediamo che cos'è. Mi è arrivata un'altra cosa qua, simpatica. Vediamo che cosa è. Allora, però io vorrei questo. Ora, questa è un'altra cosa. Vediamo che cosa è. RTP, saluti, preghiere e polemiche. Ah, vediamo che cos'è. Per Cateno De Luca. Se i programmi saranno quelli annunciati, De Luca lascerà la fascia alle 23:59 del 14 febbraio. Dopo aver organizzato il palinsesto delle dirette Facebook per l'intera settimana, il sindaco ha già fissato l'agenda del suo ultimo giorno a Palazzo Zanca, che sarà dedicato ai saluti. In mattinata andrà ad incontrare la prefetta, il questore e l'arcivescovo. Poi sarà a Palazzo De Leoni per salutare i sindaci e i dipendenti della città metropolitana. Nel pomeriggio una messa in cattedrale, poi Palazzo Zanca. Ovviamente tutto sarà in diretta social. Alle 21 l'ultima riunione di giunta con gli assessori, poi alle 23:30 saranno formalizzate le dimissioni e alle 23:45 De Luca ha deciso che tornerà in piazza Immacolata di Marmo per omaggiare la Madonna. Il cerchio del suo mandato da sindaco si chiude come era cominciato. La sera dell'elezione De Luca andò a inginocchiarsi davanti alla statua prima di raggiungere Piazza Municipio ed entrare a Palazzo Zanca e ha deciso che questo sarà anche il suo gran finale. Un copione
dettagliatissimo che però potrebbe variare in corsa. Mancano ancora 7 giorni e sarà una settimana delicata anche su fronti scottanti come il piano di riequilibrio e il dissesto. L'8 febbraio il sindaco sarà ascoltato dalla Corte dei Conti che lo aveva convocato sulle criticità sollevate sulla tenuta del piano di riequilibrio. Nel frattempo però De Luca ha puntato su un'altra strategia. Quel piano di riequilibrio ha deciso di cassarlo e di riproporne uno rimodulato. Non si sono ancora placate le polemiche sulle sue dichiarazioni, sui conti del comune e proprio sul piano, e dovrebbe essere il Consiglio a votare questo nuovo strumento antidissesto che di fatto fa ripartire da capo tutta la procedura che già si trascina da quasi 10 anni. In tutto ciò il sindaco sembra essere intenzionato a non fare passi indietro e da qualche giorno parla del suo successore alla carica di sindaco. Ribadisce che lui sarà candidato al Consiglio Comunale per poi fare il presidente, ma dalle sue parole emerge una chiara frattura all'interno della sua squadra. È proprio questa la parola che ripete, squadra, e senza fare nomi rimarca che c'è qualcuno che non ha più operato in questa direzione, che non difende la squadra, qualcuno a cui la poltrona e il ruolo pubblico hanno fatto male. Il riferimento sembra indirizzare all'assessore Salvatore Mondello, con cui già in passato ci sono stati attriti e a cui era stata tolta la carica di vice sindaco. De Luca deve scegliere il suo successore e a quanto pare non mancheranno i dissidi interni. Quel blocco granitico che è andato avanti in questi anni di amministrazione inizia adesso a dare segni di cedimento. Ah, ora capia, ecco qua. Questo articolo non me l'ha mandato Enzo Caruso, perché Enzo Caruso è scasso da questo punto di vista. È inutile, Enzo, basta, ti abbiamo battuto sul campo. Ora me l'ha mandato pure Enzo. Guarda, ora ha capito come lo doveva scaricare. Però vedi, Enzo, e che ne so, che ti do l'ok. Ora vediamo se si scarica. Nel frattempo lo facciamo scaricare. Ora ho capito da dove era arrivato la cosa. Probabilmente questo è il desiderio di tanti. Anche perché se andate a guardare le giunte comunali degli ultimi 20 anni, forse anche di più, probabilmente questa è la giunta più granitica che c'è stata. E ne sono sicuro di questo. Quindi cominciamo intanto a dire una cosa. Record dei record. Oh, il record del record qual è? Che noi abbiamo fatto una revisione di 2 assessori. Uno era programmato, già, e un altro è stato una valutazione che io ho fatto in base all'attività svolta per un altro assessore. Dopodiché gli altri due sono nuovi assessori che si sono aggiunti alla squadra perché la legge ha previsto un aumento di 2 assessori. Tutto qui. Per quanto riguarda Laura Tringari, che si è dimessa 3 mesi fa, e si è dimessa per motivi personali, tant'è vero purtroppo che dopo un mese dalle dimissioni gli è morta la mamma. Questo sempre per chiarezza. Sempre per chiarezza. Quindi oggi comprendo che si vuole insinuare in questo tipo di situazione, ma cari miei, il tema oggi è un altro. Questa squadra ha dato dei grandi risultati e io parlo sempre della squadra, non mi sono mai ascritto personalmente i risultati, sono stato quello che ha guidato la squadra e i risultati sono arrivati. In base a questi risultati si preparerà, la stessa squadra si rigenererà con un'altra guida e un garante. Il garante sarò io nel ruolo di presidente del Consiglio Comunale e all'interno della squadra viene scelto il candidato sindaco. E vi assicuro che da questo punto di vista non c'è il tema di scegliere uno o una piuttosto che l'altro, perché si pone la reazione degli altri. E qua, se volete, possiamo fare scommesse. Chi vuole scommettere? Io sono pronto a scommettere una cena per 100 persone. Chi perde?
La scommessa è che a prescindere dal nome che verrà individuato nella squadra, non ci sarà spaccatura. Siete pronti alla scommessa? Capisco che questo fa notizia, spaccatura, discussione, liscia busso tu sindaco De Luca. Meno male che li ho sempre fatti e lo continuerò a fare, perché io amo Messina e puoi arrivare a dare il meglio in una squadra dove ci sono uomini e donne di qualità. Prendere il meglio obiettivamente richiede un supplemento di ragionamento, anche perché, questo ve lo voglio anche sottolineare, voi avete di fronte una scommessa epocale. Io non ragiono soltanto guardando le elezioni amministrative. Perché? Perché il 6 di novembre si vota per le elezioni regionali, per la presidenza regionale. Dopodiché a marzo del 2023 si vota per il Parlamento nazionale. Messina ha bisogno di una squadra di governo locale all'altezza del compito che quindi prosegua questo lavoro, e qua non abbiamo dubbi, perché la stessa squadra che ha governato finora, se i messinesi lo vorranno, continuerà a governare. Dopodiché Messina oggi, non le leggete tutti gli articoli che ci sono, tutto il panorama politico regionale è ingessato perché aspettano di capire le mosse di Cateno De Luca. Ma dico, ci rendiamo conto quanto ora è diventata baricentrica Messina negli equilibri regionali? Ma quando mai Messina ha contato tanto negli ultimi 20-30 anni? Quando mai? Oggi lo stesso Leo Luca Orlando, che ieri effettivamente ho incontrato a Roma, quando siamo andati dal Papa, mi ha chiesto: ma Cateno, che fai? Ridire le tue dimissioni da sindaco? Disse Luca, scodedillo, va avanti fino in fondo. Lui oggi, in un'intervista, l'ha riportato questa mia affermazione, che è vera, attenzione, chiaro. Messina e la Sicilia sarà per marzo 2023 il baricentro degli equilibri nazionali. Ricordatevi quello che vi dico, perché il movimento meridionalista ripartirà da Messina e dalla Sicilia. Tutto questo, cari miei, cosa richiede? Richiede squadra, non solo squadra a Messina, squadra a Palermo, squadra a Roma. E io, che conosco meglio di tutti i singoli componenti della mia squadra, so quello che devo fare, perché la visione ampia che ho io non ce l'hanno gli altri. Quindi fidatevi, vi siete fidati e vi siete affidati e non vi abbiamo deluso. Continuate a fidarvi e ad affidarvi, continuate a affidarvi e ad affidarvi, che non vi deluderò. A domani mattina, ore 7 circa.